cavallo al galoppo. Quei ragazzi con il cuore bucato. La corsa all'anello di Osilo. Tre possibilità. E se manchi il bersaglio, puoi riprovarci. Andiamo a Osilo. Credevo che Osilo fosse solo il castello. Quindi anche qui siamo a Osilo. È giusto, Osilo, senza i mulini di San Lorenzo non potevano in quei tempi, perché i mulini, ai conti fatti, chi faceva la farina erano i mulini. E il grano, per modo di dire, si poteva comprare per noi anche da altri posti. E ho scoperto San Lorenzo quando avevo 41 anni. Era già 4 anni che arrampicavo, avevo iniziato da grande a 37 anni. E osservando queste rocce così un po' poco compatte che tutti gli scalatori e chiodatori avevano disdegnato, ho iniziato nel 2011 e con forse 300 ore di lavoro in solitaria, anche in notturna, mi facevano compagnia ai canti delle civette la notte, ho chiodato più di quasi 50 vie di arrampicata in diversi anni. E così gli scalatori adesso frequentano tanto questo posto e molti si sono innamorati, perché è davvero un bel posto ricco di storia. Cosa porta una persona come me, uno scalatore, ad affrontare delle montagne da scalare? È una sfida con te stesso per raggiungere i tuoi limiti. Quando arrivi in catena è un trionfo, come può essere un trionfo quello che prova il cavaliere e il cavallo quando c'entrano un cuore alla corsa all'anello, per esempio. Non c'è nessuna logica in tutto questo, è tutto alimentato dalla passione e dalla sfida per se stessi e dall'amore che provi, in questo caso dall'amore per la roccia. Tanto anche in Sardegna, quindi devo dire che pian piano mi sono fatto anche dall'esterno un po' un'idea di Osilo, che rispetto a molti altri paesi in cui appunto ci si passa obbligatoriamente è un po' un posto a sé, arroccato, là ci devi andare apposta, quando negli altri posti fa caldo qua fa freddo. E quindi c'è un carattere forte secondo me nel paese, perché comunque non ci sono altri posti in questa zona come Osilo alla fine, con le caratteristiche di Osilo anche al punto di vista dell'indole forse degli abitanti, dei tratti caratteriali insomma. Io penso che la Corsa all'Anello sia
un tratto caratteriale anche quello della comunità. Il fatto di aver vissuto a Osilo mi ha segnato per tanti aspetti. Devo dire che anche a livello artistico io penso che inconsciamente anche il paesaggio che ho sempre avuto la fortuna di vedere, che comunque sono entrate in me, sono riuscito anche a mettere insieme i pezzi, a capire che quelle cose che io vedevo quotidianamente e che mi sembravano scontate, in realtà sono state fondamentali per la mia ispirazione, insomma. E quindi penso di essere comunque nel mio 50% osilese, penso di aver un po' focalizzato quello che sono i tratti dei miei compaesani, perché li sento anche miei. Diciamo che più che sentirmi radicato a Osilo, ce l'ho radicato dentro e lo porto un po' in giro, insomma. La corsa all'anello è la radice. E se anche i bambini imitano i cavalieri, allora forse non è solo un'attrazione turistica. Questo è molto di più. Proprio per questo motivo, proprio perché la Corsa all'Anello piace a me, ma piace anche in generale a Osilo, diciamo, è stata un'ispirazione che ci ha portato proprio a trasformare la Corsa all'Anello in qualcosa che poteva essere praticata diversamente, non solo con i cavalli, ma anche a piedi magari inizialmente, e poi in bicicletta. Sorprende anche il fatto che in tutti questi 25 anni che il comune di Osilo ha organizzato la corsa non siano mai cambiati gli obiettivi, quello della tradizione, del folklore e soprattutto del rapporto uomo-cavallo, che è fondamentale per l'osilese. Nel momento in cui il cavaliere spinge il cavallo verso la corsa, diventano tutt'uno, creando appunto scalpore anche tra il pubblico, spingendo tutti e due, diciamo, verso il centro dell'anello. Quello che vince alla fine di tutto è la simbiosi che si crea tra cavallo e cavaliere, che è un'unica cosa. Io, diciamo, l'ho sempre vista da esterno, cioè non da persona che non era coinvolta direttamente, che magari aveva anche voglia di farlo, e quindi è una cosa che ho sempre visto, che ho sempre amato. Magari la passione, per non potendola fare, l'ho trasformata nel fotografarla, cioè nel cercare di trovare quello che poteva darmi la mia passione, diciamo, l'ho portato, diciamo, ad essere così appassionato e a cercare poi di portare, diciamo, di fissare, cioè di memorizzare in maniera particolare queste cose, diciamo. C'è un po' di tutto nella fotografia ideale, cioè, diciamo che c'è il centro, però potrebbe esserci anche un atteggiamento legato a un centro mancato, c'è la sabbia che magari viene fuori dagli zoccoli del cavallo, c'è la gente che magari può essere esaltata dal fatto che si è fatto un centro, oppure delusa dal fatto che non è riuscito a farlo, oppure ci potrebbe essere anche una situazione in cui c'è lo spadino che rimane per un attimo e poi magari cade. Questa è una fotografia un po' più difficile da far vedere, però potrebbe essere anche questa. Tutto il contorno, a volte si riesce a fare in una foto, diciamo, tutta una serie di cose che adesso spiegarle non è semplice, praticamente.
La corsa all'anello è tradizione, la tradizione è corsa all'anello. Questo intreccio, questa tradizione, questa passione che si tramanda, questo senso di appartenenza così amplificato, così proprio profondo. Secondo me la corsa è un po' come la tradizione del ballo. Ci sono due parti. Una parte dove tutti lavorano per la buona riuscita della cosa. Nel ballo si studiano le coreografie, si fa molta aggregazione, no? Così un po' anche nella corsa. Poi c'è il momento dove tu ti stacchi e la corsa è tua, è sfida. Si passa da tutti insieme, la organizziamo. Poi c'è il momento della corsa vera e propria dove ognuno corre per sé. E poi però alla fine si ritorna tutti insieme e si festeggia e si ritorna a fare gruppo. E per quanto riguarda l'abito, credo che sia più un fatto di comodità. Poi sino ad oggi quelle che hanno corso hanno comunque tenuto da regolamento l'abito maschile. Non è detto che se ci fosse una nuova visione della partecipazione, perché una donna non può correre con l'abito femminile. Anzi, a noi interessa questo, interessa che questa tradizione vada oltre. Certo che dietro ci deve essere una grande organizzazione. Musino ha una tradizione del cavallo abbastanza antica e la Corsa all'Anello è uno di quelli, diciamo, dimostrazioni di destrezza, e poi pian piano si è specializzata. Ormai è diventata una vera e propria manifestazione equestre di un certo livello, non è più un'improvvisazione. Oggi c'è tutta una preparazione sia dal punto di vista burocratico che tecnico. La preparazione coinvolge più di 30 persone, certo. Perché non è solo il fatto di preparare materialmente il percorso, ma anche il fatto di predisporre tutto quello che porta alla predisposizione del percorso e quello che consegue dopo, perché anche dopo, una volta finita la corsa, c'è tutto un lavoro burocratico ed ufficio da completare. Tutto questo è un lavoro che viene programmato e calendarizzato almeno 2 mesi prima, perché poi vanno viste le risorse e come anche determinare lo spostamento delle risorse tra le varie aree, in modo da stabilire chi fa che cosa e poi avere una sinergia complessiva finale che ci porta all'organizzazione, cioè proprio alla giornata precedente all'evento. È un gioco serio, è un bel gioco, perché poi alla fine quel giorno vedi e si gode la bellezza di questo evento, del coinvolgimento della gente. C'è un sacco di lavoro, però ne vale la pena. Allora, io volevo uscire dall'aspetto tecnico vero e proprio e evidenziare il lavoro che c'è delle persone che ruotano attorno al volontariato vero e proprio. E senza queste la manifestazione sicuramente verrebbe difficile da organizzare, anche perché sono persone che lo fanno solo per passione. Noi curiamo molto i dettagli, nel senso che sia per quanto riguarda i costumi che per quanto riguarda i cavalli, che ripeto sono molto disciplinati i cavalieri, generalmente non creano grandi problemi, a parte qualche eccezione che può capitare. Questo caratterizza molto la Corsa all'Anello di Usilo, c'ha un fascino diverso, cioè non è venire a farsi una galoppata, è venire a fare la Corsa all'Anello rispettando le regole. Organizzativamente parlando è tutta un'altra emozione, perché
la vivi sulla tua pelle. L'emozione di vederti quel cavallo che ti passa davanti è bellissimo. Forse è l'unica, è una delle poche manifestazioni che riunisce la comunità osilese. Beh, c'è tradizione, c'è passione e c'è l'orgoglio di far parte di una comunità. Perché partecipo? Perché mi piace, innanzitutto, e poi per senso di orgoglio, per senso di comunità, per senso di appartenenza, per senso di dovere, perché comunque è bello vedere una comunità unita, è bello vedere tutti quanti che lavorano per far sì che questa manifestazione venga fatta nel miglior modo possibile. Cos'è per gli osilesi in realtà la Corsa all'Anello? Cosa stai dicendo tu? Che la Corsa all'Anello cosa rappresenta per noi, diciamo? La Corsa all'Anello è una manifestazione che un po' ci accomuna a tutti, perché come potete vedere persone di diversa età. L'ultima che ho fatto avevo 70 anni. Io e la che ero il più vecchio e la più giovane eravamo il più veloci. Anche qualcuno che ha poca simpatia in quel giorno lì si dimenticano anche le antipatie. Sentite te, una cosa bella. Una cosa che la pubblico sempre. Noi la sentiamo come, anche come gara, perché è molto importante per noi gareggiare, vincere, partecipare, tutto quello la che... Competizione. La competizione c'è sempre. C'è sempre. Per noi la Corsa all'Anello è molto importante, non dal punto di vista lavorativo, perché comunque motivi per lavorare ce ne sono tantissimi, ma è una cosa bellissima per la comunità, per tutto quello che si crea quel giorno, tutte le persone che arrivano per proprio questa festa, perché questa festa è veramente sentita. Io, siccome io la vivo diversamente dagli altri, che sono qua dentro a lavorare, dentro al bar, giusto un attimo che ho il tempo di uscire fuori a vedere qualche salita così. Però secondo me è per la manifestazione più importante del paese. E sai che comunque è la settimana della Corsa all'Anello. Noi da baristi prepariamo la merce, prepariamo le cose. Nell'evento ci sono tutti, fanno parte anche chi non ha un cavallo, chi non ha parenti che ci partecipano. Comunque è un evento che coinvolge tutta la comunità. Per noi baristi vedere gente che viene ad Osilo proprio per vedere la Corsa all'Anello, magari si interessa anche da altre cose, è molto stimolante, molto nel lavoro del barista, perlomeno per come la viviamo noi bar, è un lavoro di casa. Noi cerchiamo anche di fare le feste, di creare sempre occasioni per sentirsi a casa, anche quando passano i ciclisti, quando comunque ci sono forestieri. Noi cerchiamo sempre di creare un ambiente dove uno può sentirsi a casa, quindi non è solo un fattore economico, ma proprio una famiglia allargata. Dal punto di vista organizzativo è un po' un disagio, nel senso che i turisti che arrivano in quel giorno devono essere andati, cioè li dobbiamo recuperare e portarli. Però tanto noi gliela raccontiamo come la cosa più bella che loro possono aver mai visto, è che praticamente dal giorno alla notte Via Roma si trasforma e si ritorna indietro nel tempo. E quindi, puff, chi apre la porta e dice, oddio, cosa c'è? Tu che è una cosa vissuta dai nostri genitori, sì, diciamo, dai nostri nonni, è quella la cosa che ti rende forte, no? Soprattutto tu che hai avuto fratelli. È molto cambiata comunque dagli anni, da quando ho iniziato io ad adesso. Adesso ci sono molti più cavalieri, c'è molta più competizione. Prima era più che altro, si sentiva ugualmente, la sensazione è uguale, però c'erano meno partecipanti, diciamo, quindi era una cosa più... come posso dire? Una cosa più casereccia, è nata con i nostri nonni che gareggiavano a livello di... che poi in origine... un trofeo. Questa spada col cuore era un simbolo di
forse di difesa, di qualcosa di guerrieri, qualcosa che dovevi affrontare in una certa maniera, che piano piano ti hanno tramandato e ti ritrovi oggi nel sangue. Mi sa tanto che se apro la tenda della Corsa all'Anello ci trovo la tradizione agropastorale della nostra terra sarda. Il pastore che usava il cavallo per andare in campagna e che poi si sfidava con l'altro pastore, con l'altro amico, in questa gara che era la corsa all'anello. La corsa all'anello non coinvolge solo il cavaliere, la corsa all'anello coinvolge tutto il paese. I bambini che sono i bambini preparano la corsa all'anello in bicicletta, perché nel DNA a casa si sente, si parla, si discute. La corsa all'anello è fatta da cavalieri, cavalieri e cavalli, di cui uno vince e 20 vanno a casa senza. Però se vince il cavaliere, ha vinto il paese. Perché è il paese che si è dedicato al cavaliere, è una vittoria comune. E per vincere ci deve essere una fusione tra cavallo e cavaliere non indifferente. Cavallo deve essere il giorno giusto, il cavaliere ancora di più, deve essere il giorno e il momento giusto. Sì, la corsa all'anello è questa, è sudore durante l'anno per chi vuole tenere il cavallo pronto per questa corsa. È passione e tradizione. Penso che per uno svilese la corsa all'anello non dico che sia tutto, ma sia gran parte del, diciamo, dei suoi obiettivi. Anche chi non è appassionato di cavalli, il giorno della corsa all'anello, magari anche persone che comunque non si è abituato a vedere in giro durante l'anno, il giorno della corsa all'anello la trovi là in via Roma proprio per questa festa. Non lo so, io quando parlo di cose di Corsa all'Anello mi emoziono, non so perché, però mi emoziono. Dal calore dell'accoglienza all'audacia del carattere. Ho iniziato a partecipare da quando la facevano a Savuntanedda, la strada che c'è come entriamo dritti da Santa Vittoria a Vai Dritto. Ero ragazzino, avrò avuto forse 15-16 anni. E poi alla Corsa all'Anello in via Roma, da quando è stata fatta, proprio tutta, ho partecipato una sola volta, nel 2006. A prescindere che tu faccia centro o no, però anche l'emozione di passare in mezzo a tutta quella folla è una cosa bellissima. Dal coraggio delle cose semplici alla forza dell'innovazione. L'essere usilese nel mio piccolo è legato alla tradizione lattiero-casearia. Il pecorino di Usilo è caratteristico anche proprio per la sua forma. Si conosce il pecorino di Usilo proprio perché ha una pezzatura è perfetta, la definisco io, nel senso è una pezzatura piccola però elegante, come le formagelle, come il costume di Usilo. Un'altra passione in questi anni sto, diciamo, cercando di portare avanti è la passione per il canto a chitarra, che riprende il cantare dei pastori quando portavano le pecore al pascolo. È un canto che esprime la solitudine, ma allo stesso tempo esprime la gioia e anche
e anche l'amore, perché erano delle serenate. È una cosa che collega e che accomuna la Corso d'Anello con il canto a chitarra è l'inizio, lo svolgimento e Saserrada, ovvero i tre anelli. E Saserrada, diciamo, è la cosa più importante, come il terzo anello, diciamo, è l'ultima possibilità al cavaliere di fare centro. E nel canto a chitarra, diciamo, la Saserrada, che diciamo è il terzo anello, è quello, diciamo, di esprimere proprio di trasmettere tutto il suo sentimento. Il canto parte dal cuore e deve arrivare al cuore. Oggi leggo il tuo verso è dedicato e nuda abbracciato a nobileza, pro belleza, pro alte. Alternativa alle altre tipi di culture agropastorali, la cultura agropastorale di Oslo, che si identifica nel rapporto tra l'uomo e il cavallo. E sicuramente l'uomo oslese a cavallo nel giorno di festa si distingue per il fatto che barda il cavallo a festa senza nessun tipo di orpello particolare, in modo semplice e lineare. Però è per la festa. Il momento della corsa all'anello è la realizzazione di un compito. Fosse stato un solo anello, avrebbe sfidato la sorte. Siccome gli anelli sono tre, lui compie l'impresa, quindi porta a compimento, diciamo, il suo momento anche di abilità, di destrezza, tutto quello, diciamo, perché. Non tanto per farsi vedere, per dire che l'impresa può essere compiuta, può essere realizzata e tutti gli oslesi possono realizzare quell'impresa, non è che soltanto il vincitore. Il singolo non rappresentano, non si sentono rappresentanti della comunità, partecipano a titolo personale, estremamente individuale, però allo stesso tempo hanno, dopo che è finita la manifestazione, dopo che è finita la gara, dopo che è finita l'impresa che loro hanno realizzato, si sentono oslesi che hanno concluso. Non c'è semplicemente il singolo vincitore che è il migliore di tutti gli oslesi. Ci sono gli oslesi che hanno portato a termine quell'impresa che si chiama Corsa d'Anello. Però anche le persone più anziane si identificano nel ragazzo che compie l'impresa e si sentono, diciamo, abbastanza realizzati anche loro, pur spettatori, partecipano e partecipano intensamente. Non c'è un tifo per un cavaliere, per un corridore, per uno soltanto. Il tifo è per la corsa all'anello, cioè mi sembra che sia un tifo comunitario. Nel momento della corsa all'anello sento vibrare le corde dell'oslese e io, naturalmente, se entro in sintonia anche la mia corda vibra. Se entro in sintonia e non mi, la corda non vibrerà mai. Questa è Oslo.